non dobbiamo andare al criceto. Non ci puoi andare. Tra dopo, più avanti con la storia. Lì c'era Wario, però. Ragazza mia, ascolteresti racconto di un povero vecchio? Ancora. Quando credi di aver già visto il peggio, arriva il duca del male a rovinare le nostre vite. Qualcosa di terribile. In un attimo ha rubato tutti i volti della gente così, whoosh! A confronto il genio burlone è un dilettante. Nella mia lunga vita mai avevo visto un tale concentrato di malvagità. Mi chiedo a cosa miri quel terribile duca del male. Ha rubato perfino il viso della povera Yuna. Non ha il minimo rispetto per nessuno. Che tragedia, il suo sorriso era puro incanto. Il duca del male ha preso il volo verso la piramide a nord. Ti prego, pensaci tu a dargli una bella lezione. Ma pure quelli. Ma Nathan Drake ce l'ha, no, però. No! Ah, pure il genio ha preso. Dicevo che il duca del male è una gran seccatura, non credi? Non te ne importa niente di niente, vero? Poverino, però non può parlare. Vabbè, per mostrarti dove stavo. Ah. Vai, 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 poi c'è il genio. E pure Betty Boop ha preso. Ah, tutti proprio, quindi. Allora, quello da sta a nord, vedi qua Wario. Wario cosa dice? Peach, come hai potuto farmi questo? Cosa dirò adesso alla mia mammina? Ah, se ne frega. Un saluto breve, quindi. Ah no, sono uscita, sono uscita. E qua penso non ci sia più niente per il momento, forse si tornerà dopo. Quel mostro non lo vuoi fare. Questo comunque ti dava quel, mi sembra forse quel cibo raro. Ah, quel mio cibo preferito forse. Non so se era quello. Ce ne sono tre comunque. Burletto gustoso. Forse è fortissimo. Sono più veloce io. È sbuffata. Fallo, che fa? Ah, vediamo. È potentissimo. Miau. È una cosa inutile, mi sa. Ce n'è due, gatto a cavallo. Vabbè, non è proprio male, dai. Quello che sono tutti gli MP. Sì. Quindi diciamo, magari con un boss era più utile. Vabbè, il cavallo è così. Sì, io sto qua. Ma di nuovo il cavallo. Una parte comunque della storia. Potresti avere ragione. Che cosa? Non ho letto. No, ho letto l'avventura. Mi chiedo, come ci si sente a farsi rubare il viso? Così surreale. Ti viene prurito e respirare diventa un po' faticoso. E più ti si annebbiano i pensieri. In fondo non è così spiacevole, è come andare sull'ottovolante. Wow! Tu come fai a sapere tutto questo? Ah, non lo so, me lo sto semplicemente immaginando. Bah. Ah, oh mio Dio, veniamo. Su, su. Prima che in realtà noi pensavamo che quando guardi fa scegliere adesso, come immaginavo ci fa scegliere nella mappa grande, però non è vero, la striscia è sempre dritta. Fa scegliere solo il percorso qui dentro, però alla fine del percorso tu arrivi sempre nello stesso punto. Beh, scegli solo giusto quale strada vuoi proseguire. E poi dopo quando te le rifai puoi cambiare strada per completare un po' la mappa. Una locanda. Ecco, la locanda qui, quindi se prendi l'altra strada, forse perdevi il tesoro, questo. Continua.
questa piace a me. E la mangio io. Questa ti piace, basta. Questa? A lei. E questa a lei. Aumenta tutti i parametri, molto buono. Perché questo ce l'ha dato quel mostro raro. Però sembra a lei, almeno vai sul sicuro. Lo so che per lei fa schifosi tutto, quindi almeno sale un po' adesso. No cibo. Ah, la spada ape, bella questa. Ah. Niente spada ape, vi dobbiamo aspettare. Ho comprato una tonaca in paglia. Questa è un po' bruttina, però non gliela metto. Sì, questa fa schifo. Aspetta a quella che tiene, comunque è bella. Riprendi, riprendi. Sì, forse da qua aveva verso Mr. Quiz. Vediamo un po'. Avanti! Stiamo andando troppo bene. Se tutto questo non fosse che un sogno. Cos'è stato? Cosa? Il duca del mare. Ho sentito qualcosa. Già, pure io. Era una specie di brontolio basso e cupo. Ti tratti di un mostro. Prudenza. No, sono io. Che ho dimenticato di fare colazione oggi. Wow. Un'altra volta? Grosso. Un buco nella scarpa. Raggio. Ma dove siamo? Questo no. Sì, un cobra gigante. Cobra Bruno 11. Attacco. Ancora abilità. Abbiamo messo numeri a caso per distinguerlo un po', sapevo, non ci ricordavamo più. Vai. Attacco. Lo potevano fare con ognuno di noi, tipo quelli andava con Bruno. È vero. In particolare. Vai col cavallo. Ah no, questo è Geralt. Vabbè, quindi noi stiamo andando verso il duca, però non è vero. No. Allora ci porta uno degli abitanti. Barbio. Però già è particolare il rinzivillo. Oh, è curato. Hanno fatto il rapporto finalmente. Livello 2. C'è colpo su un alleato. Sta morendo, come stava la vita? Oh no, ha chiamato i rinforzi! Che hanno solo uno, il cobra blu. Questa metà vita, Oh no.
Oddio, cosa fa? No, ora viene. Il salto di queste pepiere è un po' un imbroglio. Sì, no? Sì. Lo puoi fare senza perdere il turno. Sta quasi morendo. È prudente. Ah, Blitz si sta proprio concedendo tantissimo a Geralt. Che si trova meglio. È morto. Morto. Sono più veloce io. Sì. Morto. Questo personaggio che abbiamo fatto è stato facile, eh? Geralt sai di livello. Yennefer sai di livello. Questo chi se lo merita adesso? Vabbè, prendilo tu. Ada sai di livello. Ah, un po' di cobra fritto per Geralt. Solo una porzione, mi sa. Una locanda. No, no, non si va da Mr. Troll qua. No, non ho idea. No, ma forse dopo, adesso si parte il segnalino del collega. Io vado un po' da Triss, dai, faccio un po' di rapporto con Triss. Allora lascia Yennefer col cavallo. Ta-da! Che preferisci? La mela. Allora la carota è per me, giusto? Maggiore affinità. Livello 3. Conoscenza. Insegna. Se c'è un po' di cibo. Ah, c'è il cobra che lo diamo. Ah, però questo è raro. Vabbè, piacerà, penso. Sì, che... se mi piaceva lo standard, non cambia cosa. Vabbè, nulla di che, Però si è già riempito. Questo lo diamo, aumenta PM e velocità. Oh, dallo. Prova dalla Yen. Ah, ti pareva che non le faceva schifo. Questa è la schifo tu. Niente cibo. Io voglio delle... Già... Guanti da forno. Guanti da forno. Guantoni da forno. Oh, belli, mi piacciono. Me li tengo questi. Geralt? Armatura in lana. Delusione. Tu ti avresti di tutti i soldi, generoso. un po' sembrano pantofole. Proprio per il colore e i ricami. Vedi, forse ci va. Prima completiamo altri volte. Non devo andare. Ah, ma tu devi raggiungere la piramide, forse. Ah. Vorrei tanto un bel pasto caldo. Vabbè, tanto quel troll non dà niente. La caramella l'altra volta. Pensavo almeno da italiano. Però che ne sai, può essere da altre cose. Se indovini, Non ce la faccio proprio. Esisti.
Bulletto, bulletto e tripanna. È sbuffata super. Ma di fuoco adesso è diventato un drago. No, ogni tanto la fa, vedi, stava fortissima. E questa è l'abilità più forte. Vediamo che domani mattina sentirò col caccia. Chris, sei di livello? Di cactus. Tu al lavoro? Chissà quando durerà questa atmosfera infernale. Un tesoro? Evviva, 360 minete. Non vedo l'ora di andare a letto. Tirati su. No. Si sta facendo buio. Ah, si accampano adesso. Se ammirassimo il cielo stellato. Ammira, ammira. Wow, le stelle sono così belle. Oh, che bello, una stella cadente. Veramente, una stella cadente proprio fortissima. Oh, una stella cadente, esprime un desiderio. Ah. Soldi, soldi. Soldi. Il mostro no, non ci siete io. Il nostro desiderio si sarà avverato? Cosa ci sarà dentro? Questo è un dono della stella cadente? Ah, pochi però. Voleva dare un po' di più. Lo suo desiderio è stato esaudito. Infine giunse l'alba. Forza gente, è ora di mettersi in marcia. Sto per collassare. Resisti ancora un po', dai. No, vabbè, vestito scemo, scorpione spaventoso. Azione sicura, punto debole. Ah, potente. Però dovevano avvelenare adesso, pensarci. Beh, mica di avvelenano sempre. Una fiamma blu. Posto così. Scorpione cotto. Però mi sembra proprio piaciuta la guerra. Sì, sì. La locanda. Locanda. Ho avuto una lettera. Carada, oggi me la prendo comoda come il giorno del re, come il giorno del resto. Ma tu non puoi riposarti, in bocca al lupo, tuo Michelangelo. Detta gli anni incontro. Che cambi stanza. Dai, dimmi un po' a chi vuoi bene. Non contarci. Ok, come vuoi. Ti rendi così facilmente? Però un dialogo inutile. Livello 2. Almeno così concludiamo il fatto della piramide. Vediamo allora dove stanno. Situiamo il volto.
Non hai ascoltato nemmeno una parola, vero? Ma smettila! Sei ancora con me! Ero più con Enno quando ero un mostro! Ah già, grazie all'aiuto, ecco qua, per te! La gemma di Aridosso 3. Ah, ok, quindi allora entra nella piramide, che forse gli servono le gemme per entrare. Ah, forse sì. Vediamo allora cosa succede se vai nella piramide. Sarà come... La piramide qui sarà forse come il castello. Servivano... Là ti serviva e lasciava stare, qui... Le gemme. Le gemme, vai a controllare un attimo. Quasi sicuramente è così, perché per essere di 2 a 3... Oh, un buon... una persona, no? Sì. No, forse devi pagare il pizzo. Ciao, Biterei, benvenuto. Ciao. Golem gentile, ah, quindi non ti mena questo. Non è vero, perché mi mena. Perché non hai fatto l'abilità? Opa, a difendere. Ah. Quello è un gentile bici sacrifica. Posso fare meglio. Azione caparbia, ripetizione. Attacca due volte. Ah. Questo caparbia è proprio ottimo come abilità. Eh sì, è vero. Non so come carattere. Stanno morendo tutte e due uguali. Yennefer mangia una banana. Geralt mangia una caramella. Caparbio. Geralt si prepara per l'impatto. Ah. Poi non ha senso, perché uno che sogna va a attaccare quell'altro Uno è morto. È morto pure l'altro. 250. Sì, Quindi? È fatta. Ottimo. Ma no, forse dobbiamo proseguire tu. Ma che è? Perché c'è Nathan Drake? Dove? Ah, che esploratore, va a vedere. E torno indietro. Dove lo vedi? Ah, sta lì. Avanza fin dove puoi avanzare, no? Sicuramente ti bloccano. Grande piramide. Ah, quello era solo l'ingresso, ora sei effettivamente entrata. Avanti! Sento un profumino. Ovvero stiracchiarmi le gambe. E così è questa la grande piramide? Mi chiedo dove si nasconde il duca del male corona. Non lontano, credo. Saranno anche un bel po' di mostri con i volti rubati della gente in città. Alla gente in città. Ah, ma li sono tipo dentro. Ah. Immagino. Iniziano a tremarmi un po' le gambe. Banda la strizia, andiamo avanti. Giusto. Ah, è probabile di trovare tutti quanti qui, perciò ho detto di andare alla piramide. Mm. La parte quello sta all'ingresso, sta fuori dal giusto fuori. Senta la grande, è facile da dire per te. Perché? Boh. Chi è questa mummia? Bella! Cobra blu. Stampata felina. Attacca, attacca. Un super attacco, vai. Morto. Vittoria! Seminerà ancora un po' le mani.
Bonus di 65. Ci vorrei dire tutto ciò che sappiamo fare. Potresti avere ragione, non potresti. Di nuovo, eh? Cobra e mummia mummia. Uno è la mummia. No, le ha rubato l'arma. Oh no. E sei andato inutile. Uno di triste. Ah, faglielo vedere a questa mummia brutta. Quando non fa niente. Ah, era disputata. Proprio perché è morto. Che balla per tutto. No, adesso Geralt! Inghiottito l'arma. Oh no. E non la mummia. Queste mummie sono scarse, eh? Fanno solo questa cosa e ti rubano l'arma. Che balla per tutto. Era tu, vuoi fare colpo sul turista? Non è rossa di maggio. Questa presa è una prosa. Ah, infatti. Zampata, vai. Bam, così si fa. A posto così. Bonus 63. E un po' di soldi. Diamoci da fare. Sono d'accordo. Ah, per una volta una cosa sensata. Non è tanto. Oddio, quale leva? Destra. No. Ah, hai evitato. Per un pelo. Una non dirà niente. Mi chiedo come si sente Triss. E qui tutto bene. Tesoro. Quindi non c'era bisogno di tirare questa leva, boh? No, vabbè, una delle due dovevi tirare per forza. Lo dico, potranno mettere la scelta non tirare niente. Una locanda. Hai salvato 350 abitanti. Potere divino. Pepiera più potente. Capacità della pepiera passa da 50 a 55. Grazie mille Biterei per il follow. Oh oh oh. La gratitudine di chi hai salvato ha aumentato il tuo potere. L'intera Mitopia ti considera un faro di speranza nella notte. Ora continua pure a fare a pezzettini i mostri. Ah, otterrai la tua prossima ricompensa a quota 400 visi. Datti da fare. Oh oh oh. Hai mangiato 30 banane. Potere divino, ancora. Non potrei dirti una volta. Banane più potenti. L'effetto delle banane passa da 20 a 30 PS recuperati. Oh oh oh. Il tuo gruppo si è sbaffato un bel po' di banane, eh? Puoi confidarti un segreto, per quanto possa sembrare strano. Più banane mangi, più diventano efficaci. Il loro effetto aumenterà ancora dopo averne mangiate 60. Perciò sotto con le banane. Ho ho ho. Livello 4, buoni conoscenti. Hai visto poi che loro hanno le coperte del colore preferito del personaggio? Ah no, non ci avevo fatto caso. Ora ti ipnotizzerò. Ah, sempre quella cosa. Eh? Yennefer, hai sonno, tanto sonno. Tanto sonno. Eh? Oh, era solo un sogno.
Guarda il cavallo come se la ride. Barica il cavallo. Metti Yennefer con Triss e mettiti tu con Geralt. Ah vabbè, sì, è vero, perché io non ho proprio rapporto con Geralt. Oppure fai con... vabbè, così. Sì, anche loro aumentano un po' e poi... alza la giochi. La spada apre, quasi sicuro, tagliando incontro, cibo pure buono. Vai. Ah. Alci. Vabbè, però non è male. C'è di meglio, però. No, no, non ce l'abbiamo. Questo è quello che ti danno quelle figure di uomo e donna. Quindi solo questo abbiamo. Abbiamo una sola magia, quindi dallo a Triss. Vale. Allora lei, perché a noi gliene per quasi sicuro fanno schifo. Sì. Non è più cibo. Beh, compriamo un po' di banane, dai. Eh sì, ne sono rimaste solo 5. Comunque loro le usano di continuo. Comprate una banana. In realtà ha comprato una banana. Jennifer ha comprato una banana. No, potevano comprarne 3. Un po' di fare un incontro con Geralt, almeno batte già la base. Ah, sì, è vero, vabbè. Vai su. Come fa questo Nathan Drake qui? Non lo so, sono curioso di scoprirlo. Il punto è solo poi sotto. Avanti. Ho bisogno di dormire. Hai appena dormito, Geralt, non ti lamentare. Oh, insomma. Oh, litigo con Yennefer. Fare tutta questa strada ha rovinato l'umore del gruppo. Non abbiamo litigato, però. Abbiamo fatto tipo un bisticcio. Beh, ma perché non c'è chissà che rapporto. Ora che siamo in ballo, dobbiamo ballare. Viva la libertà! Improvviso. Oddio, chi è? Yuna. Ah, Yuna. La la la. La 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 la. La giocò. Yuna. Ah, non gli hanno messo giù con Yuna. Yuna e Jeroglyph. Allora sono tutti qua dentro di volte. Dio, addirittura. Stai bene? Ah, guarda come si preoccupa di Triss, non di Yennefer. Vabbè, lei che sarà colpita. Più duramente. Che altro vuoi fare colpo su Triss? Bam, così si fa. Ada vuole fare colpo su Triss. Triss, curami. Ah, grazie. Ah, stiamo aumentando anche l'affinità. Livello 3, conoscenti. Avvertimento. Per favorire la mia difesa, usa la papiera.
No, LOL non l'abbiamo Vabbè, visto. Però abbiamo visto i meme. I meme sì, l'abbiamo visto. Va bene, era impossibile non vederli. Ah, forse ho capito chi è. Quello con i capelli lunghi neri. Sì, ah, sì. Con il microfono in mano che andava a seguire le persone. Oh, Geralt difende. Yennefer. Grazie. Il nemico attacca un'altra volta. Ah! Grazie infinite. Geralt vuole fare colpo. Adesso ho anche abilità potente. È un sacco di vita questo. Sì. Sarà un po' dura da battere. Forse dovresti eliminare prima quel geroglifo. Sì. Scoppato. No, lo so che. Avevo detto che era pericoloso. Per favore la mia difesa. Aspetta, qua dobbiamo intervenire. Usa quella per curare su di te. Tutta. Ehi, MP, dalli. Boh, a te, dai. Il cavallo non fa nulla, eh? Non è intenzionato. Cavallo inutile. Wow, che meraviglia! Che fa questo? È rimasto affascinato. Scema! Ma muore di nuovo, è morto. Avevo detto che era pericoloso. Grazie, Geralt! Lascia fare a me. Così muore. Ma muore, Geralt. No, Geralt, no! No, devo morire! Ma con uno di vita è rimasto. È praticamente morto. Vabbè, però forse può usare una caramella. Ah, si sono curati quando sai di livelli di rapporto. Ma ce la possiamo fare. Non so quanta vita tiene. Vedi, prova a attaccare. No, non sprecare, sennò puoi perdere il potenziamento. Attacca il geroglifo. Vabbè, li attacchi al boss, vabbè, va bene lo stesso. Attenzione! Grazie! Barbio! Dai, pure tu adesso devi fare qualche cosa. Sì. Beh, uccidete questo geroglifo. Vabbè, però stai abbastanza bene, puoi attaccare. Vai. Ah. Quasi morto. Vai, Geralt, vai. Sta curando. Ti cura pure tu, conviene. Cavalli inutili, mamma mia, no, stavo guardando la scena. Oh, oh no! Vediamo come la vita c'ha. Vai. Attacca. Ancora. Ma Geralt è proprio un difensore ultra. Abbiamo fatto bene a mettergli questo carattere. Infatti ci sta proprio benissimo. Dai, quasi morto. Morto? Morta, sì. Ce l'abbiamo fatto. È stato più tosto come boss rispetto agli altri. Chissà se peggiorano adesso. Il prossimo boss è ancora più forte. Vedrissa sarà proprio inutile. Mamma mia. È morta due volte e ha fatto funzionare solo con la pepiera. Ah, e prende pure molta esperienza. Vabbè, li prendo qua tutti quanti. Però forse tu puoi dare qua il bonus se lo meriti a Geralt. Sì. Ha fatto quasi tutto lui.
Do tartino. Vai, avanzato. Al lavoro. Già. Già ha perso molti punti, Driss, con questa battaglia. Grazie R322VT, benvenuto. Grazie per Ciao. Il follow. 550 euro. Dai, la locanda ci vuole. Ce la faccio proprio. Non ho intenzione di arrendermi. Tesoro, un altro. Tutto bene, grazie. Tu come stai? 30 anni di gioco, questo pure è molto utile. Ah, ecco la locanda. Una locanda. Una locanda nella piramide. Adesso dobbiamo ripristinarci perché siamo messi un po' male. Ah, ho fatto un rapporto con Geralt. Vabbè, quello Brick ogni volta che difendeva saliva un po' il rapporto. Siamo conoscenti però. Quello di proteggere Rob per il carattere, non per il rapporto. Sì. Andiamo alla sala giochi. Bene, metti la roulotte, vediamo. Vabbè, tutta a parte la vacanza, forse un po' stupida, però il resto è tutta roba buona. Proviamo. Non la facciamo più, quindi, quella stessa carta forbice. Magari la possiamo fare adesso, dopo questo. A me non vuoi provare a riprenderti gli artigli. Adesso ho dato l'esperienza. Una generosa quantità. Hai vinto un premio. Lo prendo sempre io. E sono un po' inutile che tu ti potessi staccare gatto se provi a cambiare. Vabbè, pure è vero. Doppio artiglio. Questa è un'abilità forse migliore. Sì. Vediamo se riesco a prendere questi artigli di lana. Beh, poi pure l'esperienza è sempre buona, quando ti passare di livello. Una vacanza. Vabbè, ci sta come nome. E poi lo puoi abbreviare 11:32. 11 come quella di Stranger Things. Ah, allora, chi vogliamo andare? Con chi vuoi? A chi vuoi dare i buoni vacanza? A Geralt. A Geralt, dai. Ah, io con Geralt, quindi. Geralt. Ok, facciamo. Così fai più rapporto. Si parte. Anche se è una vacanza molto economica, quindi molto scarsa. Guarda, voglio dire, dentro la piramide come ci vanno in vacanza. Il nome completo. Ah, però dipende se la brevi poi 1132 o se vuoi farlo lungo 1132. Questo viaggio mi ha stancato un sacco comunque. Però è stato un sogno, no? Beh, un po', lo ammetto. No, si scarsi la forza, bene. Vabbè, gioca di nuovo, vedi se prendi gli artigli. 1-1-3-2, vabbè, pure ci sta. Vabbè. Però sempre buono, E poi c'è pure il mistero, perché poi puoi fare... O viene 1 più 1, 2, più 3, 5, più 2, 7. Oppure 11 più 32. Tutto in base a come si vuole presentare, poi. Facciamo un appuntamento, dai. Vai allora. Al parco. Il parco però è nuovo, non abbiamo mai visto. A pesca o al cinema? Cinema, dai. Con chi? Io e Geralt. No. Non so, il rapporto... Quello che c'è il rapporto più basso. Come facciamo a vedere i rapporti? Ah, così. E con Yennefer non c'è proprio. Ah no, con Yennefer non ce l'ho proprio. Allora vai con Yennefer. Io con Yennefer, no, e che è? Che cambia, scusa. Ma al cinema? Cos'è? Vabbè, posso andare dal cinema con Yennefer. Aspetta, però dobbiamo cambiare stanza. No, guarda che non è vero sto fatto, cioè, tu puoi cambiare. Credo,
Penso in base a quelli che selezionano c'è la freccia, no? Penso che devono stare per forza nella stessa stanza. Ah sì. Allora devi cambiare stanza. Dici siedi di una lunga storia. Poi se mai fai vedere i video che vengono caricati su YouTube, dici. Ecco per questo motivo, c'era questo personaggio così bello e non ho potuto farne a meno. Film non sarebbe male. Però un po' di pazienza. Forse. Però la cosa più incredibile è se riesci. Oh, c'è Castorino. C'è Castorino, la Dixie Kong, Vegeta e M-Mans. In realtà nasce a novembre del 2032. Così è 11-32. O a febbraio. Sì, a febbraio. Zucchini. E come? Perché? Non c'è zecca che febbraio è 2 di numero, quindi manca il 3. Vabbè, 11 deve essere il mese. Purtroppo non c'è né il mese numero 13 né 32. Quindi non c'è soluzione. Vabbè, basta, devo salvare, c'è troppo alto, eh? Da 15. Metti qualcun altro se mi va il cavallo. Per rapporto con le persone, che se cavallo vedi, tu c'erai 15 non ha dato manco un aiuto in quella battaglia. Se non aspettava, lui eravamo stramorti. Bisco tartino. Aumenta PS e PM. Chi lo diamo? Boh, dallo a Yennefer. Ma Yennefer fa schifo tu. Vabbè, però lei MP serve. Ah, questo le piace però. Questo? Questo sembra lei. Anzi, questo sta mangiando solo lei qua. Mangiano proprio tutto il piatto, hai visto? Sì. Non è più cibo. Schifo questa cosa. Perché hanno messo questi vestiti a bois? Vai. Costa un po' troppo, però. Vabbè, ma ci sta. Un'armatura in lana. Cioè, questo è proprio orrendo, questo vestito qua. Okay, metti solo sta lista. A volte ne prendono tre, però non succede mai. Solo qualche volta. Vedi, adesso è tutto incrociato. Perciò ho detto, è bello quando fa rapporto con tutti. Aggiungi il livello 10 per la classe gatto. Adesso siamo sei pari e come eri quando eri maga. Andiamo a vedere cosa... E prima da... Una l'abbiamo salvata. Andiamo a vedere cosa. Quindi si va pure qua. Giù c'è il tesoro qui. Però qua c'è una porta. Andiamo... Ah, vedi quella porta devi inserire i cristalli. Ah, vabbè, vediamo allora. Vediamo cosa ci dice Nathan Drake. Vabbè, no, tu li stai sconfiggendo. Poi devi andare a tornare in città per riprenderli. Comunque ti fai il percorso, ti porti solo avanti. Su, al lavoro. Fa? Cosa? Addio le sue tre donne. Era solo un sogno. Bellissimo questo sogno. Ho fatto un sonnellino senza accorgersi. Però era già tutto al massimo. Ehi, non farmi inciampare. Ma è indifferente. Più. Se
non è indifferente, però è a culo. Questa cosa. Ma fa pure la tua nuova abilità. Ah, no, no, quale abilità? Non ho... Ah, sì, sì. Sono più veloce io. Delusione sto cavallo. Sono più veloce io. Fulmine. Hai doppio artiglio. Nuova abilità, doppio artiglio. Ah, ne colpisce due. Ah no, forse è che quello morì io, non ho visto. Questi due caratteri sono ottimi. Hanno pure abilità 1. Quale? Caparbi è sicuro, però forse sono un po' più difficili per mangiare. Viene first aid di livello. Questa esplosione, questa è quella ottima che facevi tu. Stato. È ripotente ancora. È tutto così bello qui. Tesoro. Detta gli anni di gioco. Non ce la faccio proprio. Non mi è palle. La vuoi fare colpo su Tris? No, vedi, allora colpisce due. Colpisce sempre due, vabbè, buono. Forse fa un doppio attacco solo se ci sta uno solo. Ebbene. No, ma perché abbassare le sopracciglia? Hai visto? È un'espressione. Oh. Ma nemmeno tutti dire se dice sto cavallo. Proprio inutile sto cavallo, mamma mia. Livello 16, simpatia sincera. Pensate che sei un livello altissimo, sto lato, per fare un attacco di condino. Uffata. Eliminati. Vittoria. Grande risultato. Bonus super, 83. Quella che è. Sono già a livello 10. Arrivare pure allora. Mummia secca. Che schifo. Mummia secca. Una locanda, già. Hai ricevuto una lettera. Tarada, ascoltami, anzi, leggimi bene. Come? Non è tutto il giorno da perdere? Bah, sei una delusione. Tuo Stan Lee. Ah, che tutte cose ci dice. E tu l'ho 30 anni incontro. E andiamo andando ad Andrei. Ancora? Ora ti butterò. Eh? Viene frei sonno, tanto sonno. Si diverte proprio questo cavallo a fare questi scherzetti a Yen. Oh, era solo un sogno. Buoni conoscenti. Al calduccio. Che cosa danno? Artigli, lana, sempre buona vacanza e una quantità. Vabbè, questa è meglio di quello di prima. Sì. Inoltre ci sono molte abilità che ti dai artigli. Ecco. Era scontato, 50%. Ah.
Ah, belli. Aumentano pure di 6 punti. Gioca ancora. Beh, diciamo questi non sono proprio importanti. Che la vacanza è stupida. Esperienza? No. Ah. Sì. Meno male. Geralt, vai. Perdiamo a lui. Poi arriva a livello 10. Era grandissimo, quanti era? 1500 punti. Che cosa dice? Ha una quantità enorme. No, vai, rifai di nuovo. Di nuovo, di nuovo. No, la banana. No, la banana. Che cosa inutile. Forse deve da 3 o no? A 1. Ah, giardino botanico. Piaggia. Fai la pesca della triste iene. Addirittura. Così aumentano un po', sono solo a 2. Ti va di pescare? Agitazione. Bene. Ah, abboccato! Ecco, ci risiamo. Ah. Beh, la caramella. Le caramelle in eccesso sono state indietro alla locanda. Che fortuna.